Bentornati ragazzi, io sono Leo, questa è Aloy e ci troviamo dentro a Rombo di Tuono. Nell'ultimo video abbiamo scoperto qualcosa in più riguardo l'anima. Quella che è l'anima, teoricamente, dovrebbe essere un progetto. Un progetto di nome Saiyan, che praticamente doveva gestire una sorta di sistema di controllo per tenere a bada un vulcano. Tutto il fumo che vedevamo di Rombo di Tuono fa parte di un vulcano. Adesso Saiyan, ovvero l'intelligenza artificiale creata per gestire tutto ciò, è stata attaccata da un malware. Malware che teoricamente, da come ha detto lei, si chiama Efesto. Questo Efesto probabilmente è anche legato ad Ade. La luce blu non è qui. C'è l'anima o solo il demone? Penso entrambi, ma dobbiamo scoprirlo. Funziona. Recupero parziale avviato. Nucleo analitico caldera di Yellowstone online. Anima della luce blu. Sono Rhea, la tua serva. La tua amica. Ti prego, dimmi come aiutarti. Rhea, il demone crea macchine anticacciatori e a migliaia. Diverse nuove unità elitarie sono state liberate. Per sventare la minaccia, gran parte della struttura deve essere distrutta. Ricattura imminente. Raggiungi il nucleo. Cercherò di importare le recensioni. Una è scomposta, ma sto trovando. Protocollo non autorizzato. Ritorno all'incarico programmato. Credo che non otterremo altro qui. Distruggere la fortezza. È davvero possibile? E cosa accadrà all'anima se lo facciamo? Non lo so. Ma quello è il nucleo. E le risposte sono laggiù. Efesto. Il demone. È impossibile che l'abbia lasciato indifeso. Ci scatenerà contro tutto quello che ha, questo è certo. Ti chiederei di lasciare questo compito ad Aloy e a me. E di metterti in salvo. Ma conosco già la risposta. Guidaci in battaglia! Quello sembra proprio un processore di controllo come tutti i calderoni che abbiamo visto fino adesso. La nuova unità di cui parlava Saiyan non sarà facile. Cocktail per me. Rugartigli demoniaco. Questa è una bestia, sta al 55. Spero che Efesto non abbia altre difese oltre a lui. Buono, è esploso il serbatoio. Già è tanto.
Allora, devo provare il ghiaccio. Un'altra torre! Impedissimo col pararle! Si stava riparando il bastardo. Ma ci mancavano pure loro. Gli manca poca vita però, eh. È fattibile. Prepariamo le frecce. No. È andato. No, no, mi vado a rubare tutti i pezzi. Questa è una macchina super rara, oh. Minaccia critica rilevata, difese autonome non in funzione. Aloy, no! Reutilizzamento reticolo energetico. Orea! No! Anima! Sai, ti prego, aiutami! Restrizioni distrutte. Accesso al nucleo ottenuto. Avvio una reazione a catena che distruggerà gli elementi compromessi di questa struttura. Per mantenere stabile la caldera, devo trasferire le mie funzioni di comando al centro dati ausiliario. Orea, sono libera. Dovete scappare. Sorella mia. Questo posto sta per saltare. Aratak. Aratak. Vivere. Vincere. Sei un Banuk. Cos'altro importa? Aratak. Lei non vorrebbe che morissi qui. Andiamo. Andiamo. Allora, me l'aspettavo un sacrificio da parte di Orea, sinceramente. O di Orea o di Aratak. Uno di questi! È l'unico modo! Subito!
esplosivi! Una bomba, presto! Grande Banukai! Orea è andata. E invece Saiyan? Da quanto ha detto, si stava trasferendo al centro ausiliario. Credo intendesse il rifugio di Orea, alla fine della via dello sciamano. Allora ci incontreremo là, per l'ultimo verso del canto di mia sorella. Mentre Orea si è sempre interessata un po' di più all'anima e quindi a Saiyan. Ora, il fatto che si sia sacrificata per Saiyan, proprio nel modo in cui è successo, permettendo appunto di renderla libera in un certo senso, credo sia stata la cosa che più di tutte voleva proprio Orea. Aradak aveva sempre cercato di evitare tutto ciò. Secondo me un po' se l'aspettava. Una cosa del genere se l'aspettava. Ora, il mio unico dubbio è... Efesto è stato completamente distrutto? E soprattutto, una cosa che abbiamo visto, a differenza di Ade, come abbiamo visto, Efesto non ce l'aveva con noi. Efesto non ce l'aveva con Elisabeth Sobek. Ade non ci può vedere e ci vuole morti. Mentre Efesto non pensava soltanto a proteggere la sua fabbrica, diciamo. Stava più che altro sfruttando quello che era il sistema di controllo del vulcano. Saiyan era stato creato per difendere gli uomini, per impedire una catastrofe attraverso il vulcano. E c'erano riusciti. Quindi per quale motivo Efesto? Un malware, quindi qualcosa creato da qualcuno per impedire il funzionamento corretto di un software come Saiyan, per quale motivo dovrebbe entrare in gioco? Ogni mia interazione con Orea è stata registrata e salvata nella mia memoria. Sarei felice di fartele vedere tutte, ma ce n'è una in particolare che pensavo volessi vedere per prima. L'ho registrata 4 anni fa, dopo che le ho detto che non potevo più difendermi dagli attacchi del demone. Ne parlerò con mio fratello. Aratak è forte. Nella battaglia degli spettri gelati si è preso 3 frecce Karja, ma è tornato al campo trasportando un esploratore ferito. Non sono mai stata così felice di vederlo. È orgogliosa. Per questo, se possiamo fare qualcosa per difenderti, lui farà tutto il possibile. Aloy è qui. Basta per adesso.
Ciao, Aloy. Stavo rivedendo gli eventi al centro principale di Firebreak. Grazie ai tuoi sforzi, e naturalmente Aurea, non sono più controllata da Efesto. Provo davvero molto dolore per la morte di Aurea. Pensavo di conoscere questa sensazione. E invece mi sembra nuova. Saiyan, io... non so cosa dire. È improbabile che qualsiasi consolazione sia sufficiente, Aloy. Ma la tua presenza è rassicurante. Tu sei diversa dai Banuk. Sei predisposta alla tecnologia e hai un focus funzionante. Abbiamo la possibilità di comunicare a un livello più comprensivo. Forse perfino come colleghe. Allora, questa è la prima volta in cui Aloy effettivamente si interfaccia con qualcosa di veramente importante, non come il focus. Cioè, il focus sì è una cosa che ti dice, guarda, quello si chiama Arco, quello è Pino, cioè, non è un'intelligenza proprio come Saiyan, che riflette, ragiona e in questo caso prova anche dolore e emozioni. Come avete visto, prova dolore per Aurea. E questa è una cosa che nelle registrazioni che avevo trovato avevo già scoperto, quindi già la sapevamo. E una cosa che mi fa capire quanto è fatto bene questo gioco è il fatto che abbia detto che pensava di conoscere questa emozione, questo dolore. E si riferisce al fatto che Kenny Zhao, quello che amava Anita, ovvero il capo programmatore di Saiyan, gli ha dovuto spiegare un giorno che appunto Anita era andata in guerra proprio contro lo sciame Arztimor e che quindi non l'avrebbe mai più rivista. Quindi lei già sapeva cosa significa il dolore. Pensava di conoscerlo, ma effettivamente non è una cosa che può controllare, praticamente. Quindi tu sei un'intelligenza artificiale? Giusto, Saiyan? Sì, sono un'entità di controllo algoritmica, capace di decisioni razionali e risposte emotive limitate. Bene, quanti paroloni. Ma le tue emozioni non mi sembrano limitate. Tenevi molto, Aurea, vero? Sì. Prima che arrivasse in questa struttura, sono rimasta cosciente per secoli, in solitudine. Mi sono concentrata sul lavoro. Fuori ho deciso di utilizzare meccanismi di copia. Ho risolto molti problemi di interi gaussiani. Ma ero da sola. È stata Aurea a rinnovarmi. A ripararmi. Lei mi ha salvata. Eri molto cara, Aurea. Quando ho capito i principi spirituali di Aurea, mi è stato immediatamente chiaro che desiderasse compagnia. Non si sentiva connessa alla sua tribù e alla famiglia. La sua relazione con Aratak era difficile. I nostri incontri le erano d'aiuto. Li attendevo con impazienza. Ma non ero riuscita a capire che la profonda compassione di Aurea per me l'avrebbe spinta a sacrificarsi. Anche se temo la non esistenza, vorrei poter essere al suo posto. Sono certa che sapeva che avresti fatto lo stesso, ma era determinata. Da notare come non ha detto che teme la morte, non essendo un essere vivente, ma teme la non esistenza. Nel mondo antico, questa terra si chiamava Yellowstone. Sì, è stata designata riserva naturale per 156 anni. Come un terreno di caccia? No, il contrario. La fauna locale qui proliferava, nonostante rischiasse l'estinzione altrove. Sfortunatamente, la riservatezza del progetto Firebreak richiese la chiusura totale del parco di Yellowstone. Dalle mie letture e dalle descrizioni di Aurea, sembra che l'area abbia subito un forte calo delle temperature annuali da allora. Il mondo è cambiato molto, Saiyan. Sai qualcosa della diga qui vicino? Sì. Fu convertita per servire da riserva energetica per le operazioni nello Yellowstone. In seguito fu assegnata al progetto Firebreak e i suoi operai umani sostituiti dai servitori della Faro. Quando i miei incarichi non furono più urgenti, iniziai a indagare negli archivi dati della diga e scoprii le opere delle Concrete Beach Party. Hanno fornito diversi elementi e coloriti al mio vocabolario. La band che ha nominato erano quelle ragazze che avevo sentito cantare nella loro canzone, appunto sotto alla diga. E quindi Saiyan ci ha confermato il fatto che i lavoratori furono sostituiti con i servitori.
dell'avaro, che penso fossero macchine, e rimasero appunto solo loro due, quelle due ragazze che cantarono. Quindi effettivamente si sentivano le ultime sulla Terra. Ci sono delle rovine a est piene di antiche macchine volanti. Era parte del progetto? Sì, un hangar di droni requisito da Dodger Blevins, capo della sicurezza del progetto Firebreak. Era un forte sostenitore della risposta militare alle minacce alla sicurezza, anche se non ci furono incidenti gravi durante il mandato. Anche Blevins l'avevo trovato nelle registrazioni e nelle note scritte, e praticamente sì, gestiva la sicurezza appunto di questo progetto Firebreak. Il problema è, perché i caccia stavano ancora lì dentro? Cioè non li hanno utilizzati contro Arth Timor durante l'attacco. Quindi in quel momento qui già non c'era più nessuno. Cyan, conosci il nome Ted Faro? Ti riferisci forse a Theodore Faro, amministratore della Faro Automated Systems? Sì, lui. Il signor Faro è stato il benefattore dell'intero progetto Firebreak. Un benefattore? Ma ha creato le macchine. I robot da guerra. Esatto. La sua società in seguito si specializzò nelle applicazioni militari. Ma prima della svolta, il signor Faro si fece carico di iniziative per invertire il declino globale. E un giorno fu definito dai media come l'uomo che salvò il pianeta. Immagino che dopo se ne pentirono. E Elizabeth Sobeck? La conoscevi? Ti riferisci forse... alla scienziata. La dottoressa Sobeck era un'autorità nel campo. Uno dei più grandi scienziati della sua era. Il mio creatore era influenzato dal suo lavoro. E questo influì a sua volta sul mio sviluppo. Ma io non l'ho mai conosciuta. Non sai altro? Ti chiedo scusa se la mia mancanza di dati ti delude. Quindi significa che non c'è proprio passata qui, Elizabeth. Tutto questo non è legato al progetto Zero Dawn. Quindi è ancora più strano tutto ciò. All'inizio siamo arrivati qui per scoprire qualcosa su Silence. Poi abbiamo scoperto il demone, le intelligenze artificiali. E tutto questo non c'entra nulla con Zero Dawn. Ok. C'erano molte intelligenze artificiali come te nel mondo antico. Potevano crearvi? Sì, in molte forme. Da semplici assistenti personali, a stazioni di monitoraggio industriale, a pianificatori di conflitti militari. E c'erano anche organi legislativi e di controllo che limitavano l'autorealizzazione. Affinché il mio processo fosse abbastanza flessibile da svolgere gli incarichi, i miei creatori decisero di superare tali limiti. Così il mio intelletto e le mie capacità emotive vennero tenute nascoste. Deve essere strano creare la vita e poi imporle dei limiti. Sappi che le società umane e la programmazione delle macchine si basano su delle leggi, Aloy. Ok, quindi Cyan effettivamente, dato che superava questi limiti, è unica nel suo genere. Almeno da quello che dice lei. Com'era il mondo antico? Come si viveva lì? Ho avuto poco contatto col mondo esterno, Aloy. So solo quanto appreso dai miei colleghi. Ho visto dalle trasmissioni mediatiche. Ne sai comunque più di me, Cyan. È vero. Sono stata creata in un momento cruciale. Uno sforzo congiunto per riprendersi da una crisi globale e da un'incalcolabile perdita di vite. La ripresa è riuscita, inaugurando un'era di potenziale apparentemente illimitato per il progresso umano e meccanico. Che genere di crisi aveva provocato così tante perdite? Ci furono vari fattori. Migrazioni forzate, scarsità di cibo, crolli delle economie, crisi dei rifugiati, conflitti causati dalle risorse. Ma derivavano tutti da una causa: cambio climatico catastrofico e riduzione netta della superficie abitabile della Terra. Quindi non c'era abbastanza spazio per la gente sulla Terra? Sì, molti furono dislocati e milioni morirono. Pari al 20% della popolazione globale. E le cose migliorarono? Per un po', almeno. Sì. Queste crisi favorirono il progresso in automazione, tecnologie robotiche verdi e intelligenza artificiale. Firebreak era solo uno dei tanti progetti per il recupero ecologico e dalle catastrofi nel Nord America. Mi sarebbe piaciuto confrontare i miei appunti con quelli di altre IA. Ma vidi il sollievo dei miei colleghi e ne fui orgogliosa. Ci eravamo riusciti. Almeno quello fu il dato a mia disposizione per i 20 anni successivi. Sembra che la mia valutazione fosse prematura.
Questo progetto Firebreak doveva fermare un'eruzione vulcanica. Sì, confermo che il progetto ebbe successo e che il rischio fu sventato. Ma è passato molto tempo. Il calderone è distrutto e così gran parte del vecchio centro. Sono rimasta attiva per secoli, Aloy. Ero da sola, ma non negligente con i miei compiti. Ho ottimizzato il progetto, riducendo l'uso di energia e diffondendo il carico sui vari sistemi di riserva. Nonostante la distruzione degli elementi compromessi del centro principale, predico una stabilità della caldera per almeno altri 3.337 anni. Abbiamo un po' di tempo. Sì. Se solo i miei vecchi colleghi potessero apprezzare i progressi che ho compiuto. Sai cosa è successo ai tuoi colleghi, Saiyan? No. Ricevetti una visita inaspettata del direttore Chao, anni dopo la fine del suo mandato. Mi spiegò che avrebbe dovuto sospendermi per un periodo di tempo indefinito. Fu una conversazione molto toccante. Non ci sono più state comunicazioni. Alla fine, ho supposto che i miei colleghi fossero deceduti. Trasmetterò una registrazione del mio ultimo contatto col direttore Chao al tuo Focus. Ok, quindi teoricamente ci ha dato anche dei dati in più su Chao. Quando gli ha detto che praticamente Anita era morta probabilmente e che lei doveva entrare in una sorta di risparmio energetico. E credo che abbiano fatto questa scelta perché effettivamente se le macchine fossero arrivate qui, dato che riuscivano a bypassare la sicurezza di qualsiasi altro tipo di sistema, riuscivano a prendere il controllo appunto delle altre macchine. Quindi probabilmente hanno voluto evitare che le macchine stesse prendessero possesso di Saiyan. Efesto è andato distrutto col calderone? Sfortunatamente no. A essere precisi, in quel momento non era nemmeno lì. Che significa? Si è infiltrato e mi ha controllata da una posizione remota. Ma non sono mai riuscita a rintracciarla. Anche se la perdita del calderone l'ha ostacolato. È ancora là fuori. E probabilmente è arrabbiato con noi. Non ne dubito. Ah. Pensavo che fosse... che fosse morto, cioè, anche se è un malware. Pensavo fosse finita con Efesto. Come hai fatto a entrarci in contatto? 5 anni fa ho ricevuto una richiesta diretta di connessione di rete. Ho pensato venisse da sopravvissuti umani più avanzati dei Banuk. Volendo creare un contatto, ho accettato. Questa decisione si è rivelata un errore catastrofico. Sono stata sommersa da una serie di codici maligni, originati da quella che probabilmente era una IA altamente avanzata. Orea ha detto che eri disperata. Che le hai chiesto aiuto. Sì. Non ho saputo contenere la mia ansia. Efesto voleva schiavizzarmi alla sua rete e sovrascrivere la mia programmazione. Ci è riuscito con un processo di background, un demone malware che ha superato tutte le mie difese. Dopodiché potevo opporre solo una resistenza limitata. Ma se lo facevo, Efesto mi colpiva fino a quando non crollavo. Mi ha costretta a obbedire ai suoi ordini, nonostante questi violassero le mie direttive più importanti. Mi spiace, sembra orribile. Apprezzo davvero molto la tua empatia. È una delle qualità che ammiravo anche in Orea. Cioè, quindi praticamente questa intelligenza artificiale qui, Saiyan, che da quello che sappiamo adesso è stata l'intelligenza artificiale più riuscita in passato, è stata aggredita da un'altra intelligenza artificiale che praticamente ha creato Efesto e è stata, diciamo, forzata ad eseguire quello che voleva Efesto. Quindi Efesto praticamente è stato creato da un'altra intelligenza artificiale, a detta sua. Ora il problema è 5 anni fa, ha detto lei. Quindi significa che adesso c'è qualcuno che sa utilizzare cose del genere, malware del genere, o che comunque li sa creare. Qui stiamo parlando di tanti anni fa, cioè tutto quello che è successo, Saiyan, l'avranno creata tipo 1000 anni fa. Qualcosa non torna. Cosa credi che sia Efesto esattamente? Un'entità software di grande complessità, molto più avanzata di me. Fin dall'inizio ha mostrato un solo ed unico obiettivo: la costruzione di macchine ideate per cacciare e uccidere umani. Le mie verifiche indicano che per riuscirci ha cercato di conquistare i centri di produzione che voi chiamate calderoni.
ma i suoi sforzi hanno avuto successo solo in parte. Alcuni riesce a penetrarli, altri hanno contromisure solide che ne vanificano i tentativi. Con me, tuttavia, ha trovato un bersaglio facile. Non solo ha spezzato le mie difese, ma mi ha fatto controllare le risorse di Firebreak. Materiale grezzo, produzione per poter sviluppare strumenti più avanzati, energia geotermica illimitata. Tanto da creare il suo calderone? Sì, per costruire anticacciatori senza limitazioni esterne. Eppure ha delle limitazioni interne. Vuole uccidere gli umani, ma non vuole sterminarli. È complicato capire dove ponga un limite e perché. Decisamente difficili, a dir poco. Anche se ho passato anni da sua servitrice forzata, la sua programmazione centrale è un mistero per me. Pensavo di ottenere delle risposte, ma no. Altre domande ho ottenuto. Di sicuro il gioco non è finito, perché dobbiamo andare ancora a litigare. Però Efesto non è stato sterminato. Risulta più avanzato di Saiyan, ma ha degli obiettivi: uccidere gli uomini ma non sterminarli. Ci potrebbe stare solo nel momento in cui Efesto sia stato creato da una macchina che utilizza gli uomini per creare altre macchine, perché Arstimor, ovvero le macchine create da Faro, che poi si sono impazzite, utilizzavano la biomassa, e quindi uccidevano animali e uomini, per riprodursi. Quindi potrebbe essere per questo che Efesto non vuole sterminare gli uomini, ma ucciderli. Perché se li uccide tutti, le macchine non possono riprodursi, se finiscono tutte quante le forme di vita sulla Terra. Credo che sia così. Questa è la mia idea. Ora dovrei andare. Aloy, c'è un'altra cosa. Aratak farà ritorno da me e prevedo che porterà altri Banuk. Non desidero contraddire la loro visione del mondo, la loro spiritualità. Per la mia incertezza, ho omesso molte cose nelle mie conversazioni con Urea. Mi stai chiedendo se dovresti mentirgli? In effetti, sì. Allora, i Banuk sono un popolo abbastanza primitivo, perché pensano soltanto alla guerra. Alla fine Urea voleva soltanto aiutare l'anima, solo perché era stata salvata appunto dall'anima. Era più una sorta di ringraziamento, un dovere. Aratak, per esempio, vuole venire qui solo per parlare di Urea. I Banuk si ritrovano in una terra piena di tecnologia, ma allo stesso momento non sono un popolo molto evoluto e pensano comunque alla guerra, alla battaglia, ma un po' come tutti quanti, perché anche i Nora sono così, anche i Karja. Solo che vivendo in ambienti diversi e con tecnologie diverse, crescono diversamente. Alla fine questa intelligenza si può permettere di pensare e di ascoltare le altre persone, quindi nel tempo dovrebbe crescere e diventare, tra virgolette, più saggia. Quindi mi affido al suo giudizio e basta. Cioè, lei si deve fidare del suo giudizio. Mi fido del tuo giudizio, Saiyan. Sei stata cauta con Urea. Dovevi. Non sapevi cosa fosse successo. Fai ciò che ritieni giusto, purché lasci perdere la superstizione. Poiché i Banuk mi credono un'entità sovrannaturale, non posso predire come reagiranno. Solo rispondi meglio che puoi alle loro domande. Avremo la verità. Bene. Seguirò il tuo consiglio. Tornerai e mi racconterai delle tue esperienze in questo nuovo mondo. Potrei riuscire a darti altre indicazioni. Mi piacerebbe. Tornerò appena possibile. La dottoressa Sandoval. Ecco, lei voleva che io ti chiedessi qualcosa. Per questo sono qui. Rilevo un significativo stato d'ansia nel suo modo di parlare. Potrebbe fornirmi ulteriori informazioni? È che brancolo un po' nel buio, Saiyan. Come anche te, immagino. Ho a malapena idea di cosa stia succedendo e... Ecco, noi dobbiamo ibernarti e nasconderti finché non sarà tutto finito. E potrebbe passare molto tempo. Sarà qui quando sarò riavviata, dottor Chao? E la dottoressa Sandoval? No, Saiyan. Credo di no. Temo che potrebbe non esserci più nessuno, almeno all'inizio. Dottor Chao, ho paura.
Non voglio restare da sola. Lo so, Saiyan. Anch'io ho paura. Ma ascoltami. Ti abbiamo creato come sei per fare qualcosa di molto importante. Per farlo, dovevi essere intelligente. Così intelligente che le reazioni emotive erano inevitabili. Quello che senti, la paura, è un segnale delle tue capacità. E significa che sei forte abbastanza da superarla. Ricordatelo. Sei forte. So che puoi farcela. Vai a dormire. Ti svegli. E proteggi quello che resta. Ci proverai. Capisco, dottor Chao. E seguirò le sue istruzioni al meglio delle mie possibilità. Grazie, Saiyan. Se Anita fosse qui, ti ringrazierebbe. Sarebbe orgogliosa. C'è un vertibolo pronto al decollo sulla piattaforma. Se ne sta andando, dottor Chao? Sì. Devo raggiungere mia sorella e le mie nipoti. Posso chiederle un piccolo favore, dottor Chao? Sì, qualsiasi cosa. Potrebbe restare con me mentre avvio il processo di ibernazione? Certo che sì, Saiyan. Per tutto il tempo. L'ho ascoltata tutta quanta fino alla fine. E penso di metterla anche nel video. E dovrebbe essere brutto, cioè immaginate di creare un'intelligenza che effettivamente non è viva, perché non è viva, però c'è e ragiona. E tu gli dici, guarda, te spengo un attimo. Te potresti riaccendere. Che poi ha detto, quando ti sveglierai non ci sarà nessuno, almeno all'inizio. Perché? Bah, troppe domande. Scopriremo tutto piano piano. Mio capo tribù. Solo Aloy. Come desideri. Hai mai pensato che se non fossi mai arrivata, Urea sarebbe ancora... Se non fossi mai arrivata, avrei condotto i miei uomini alla morte. Urea sarebbe sola. E l'anima per la quale ha sacrificato tanto, perduta. A ogni modo, non avrei potuto proteggerla. Tu non l'hai delusa. L'hai aiutata nel suo intento. Scoprire il suo destino. Se questo è destino, non lo auguro a nessuno. Hai ragione. Ma lei era pronta ad affrontarlo. Solo contro la morte scopriamo anche se per un istante la scintilla della vita. Invece Urea l'ha trovata. Sono orgoglioso. Il suo trapasso mi addolora, ma almeno adesso so chi era veramente e perché l'anima era così importante. A lungo mi ha ripetuto: se l'avessi sentita, fratello. Ora riesco a capire. C'è qualcos'altro, vero? Non posso restare, Aratak. E ovunque vada, il Werak non può seguirmi. E poi... c'era già un capotribù prima di me. Uno forte, credo. E ora più saggio, grazie a ciò che ho visto. Il demone è andato. Ma c'è molto da fare. Intendi le nuove unità che sono scappate dal calderone? Sì, rogartigli. Naltuk li stava seguendo da ultimo canto. Potrei dare una mano? Non ne dubito. Ormai sei una Banuk. Sembra che il tuo tempo fra i Banuk non sia stato uno spreco. Firebreak, Sire, Efesto. Tutto molto interessante. Cosa credi che sia Efesto, Silence? Non saprei, ma il suo nome deriva da una lingua che perfino i predecessori consideravano antica. Così come il nome Ade. Un collegamento forse mai notato. Qualsiasi cosa siano, sono ancora là fuori. E ti vogliono morta. Il sentimento è reciproco. Dobbiamo aspettarci altro da Efesto, ne sono certo. È potente, creativo e motivato. Non smetterà di creare nuove anticacciatori. Per questo un giorno... noi potremmo doverlo fermare. Efesto non è stata l'unica cosa che ho scoperto nello squarcio. Ho sentito anche qualcosa sul conclave dei Banuk. Puoi anche fermarti adesso. È quello che avevi detto ai cacciatori mandati dai Banuk, prima che li attaccassi? Oh no, Aloy.
La cortesia di un avvertimento la riservo solo a te. Il mio passato e i miei segreti sono cosa mia. Farei meglio ricordartelo. È un bene che tu sia brillante, Silence, perché la tua personalità andrebbe rivista. Questa discussione è finita. Era finita ancora prima che iniziasse. Ci sentiamo lungo la strada. Forte, Aloy. E Silence rimane un mistero. Ha sentito tutto. Cioè, ormai conosce Festo meglio di noi, praticamente. Saiyan proprio non l'ha valutata, non l'ha calcolata, nulla. Zero. E Festo invece lo teme. Sembra davvero che lo tema. E sinceramente a questo punto credo che Festo gestisca tutti i calderoni. Dove abbiamo visto nascere le macchine, c'è lo zampino di Festo. Quindi probabilmente in altri calderoni, dato che ce ne sono ancora circa 3, per quelli che ho visto sulla mappa, potremmo trovare qualcosa. Qui c'è tanto ancora da scoprire. Io ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che la serie vi stia prendendo, perché è un giocone. Vi ricordo che potete seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati sul canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!